Copriamoci. Ale, attenta, va sulla destra. Sì, non è lui che mangia noi, ma noi mangiamo lui. Incredibile, ce l'ha fatta. Okay, allora, bravissimo. 3, 2, 1, via. Si parte. Ciao ragazzi! Oggi sarà come stare su Isla Nublar. Sentite questi versi. Dinosauri. Proprio così ragazzi. Da questo novembre su Boeing, canale 40, arriva Jurassic World, nuove avventure. E noi abbiamo accettato la sfida del campo predato più avventuroso di sempre. Ci aspettano 4 dino sfide di famiglia per vivere le avventure di questa nuova serie da non perdere. E come dice il supervisore capo Dave, ragazzi? E non è un caso che ti chiami Davide? Eh no, sono il supervisore capo. Oggi, dov'è la squadra, Ale? Squadra? Venite qui, squadra. Oggi sarete protagonisti della dinomanza, ovvero la transumanza dei dinosauri. Questo è la casa sull'albero sulla quale voi dovrete trovare rifugio. Proprio come nella serie. E come nella serie dovete fare la dinomanza e, partendo dall'altra parte del campo di gioco, uscire dalla vostra girosfera. E si sa che quando si esce da una girosfera, tutto gira. Dopo aver fatto 5 giri su voi stessi, potete cercare di avvicinarvi alla casa sull'albero. Ma ci saranno dei pericolosissimi T-Rex. Ecco i dinosauri, bendati. Cercheranno di prendervi. Non c'è solo la mamma, ci sono anch'io. Se venite presi, toccati, dovete tornare a questo punto. Se riuscite ad arrivare alla casa sull'albero, siete salvi. E l'albero dov'è? Bella, scusate ragazzi, diamo solo un'occhiatina. Ok. Ok, io sto qua, tu vai. Ok, perfetto. Ale qua davanti, sì. Io sono dietro. Copriamoci. 1, 2, 3, 4, 5. Tiara! Eccola, eccola, ti ho presa? Ormai ti amo, fatto. Ma no, dov'è quell'altro? Sento i piedi pesanti. Lo sento, lo sento. Ale, attenta, va sulla destra. Sono qua. Non so qual è la tua. Sei tu questa? Sei tu. È qua davanti. Senti che ride, senti che ride. Mi sembra di vederlo. Avanzo verso di lui. Aspetta. Dov'è il tronco, ragazzi? Sono io. Questa è Matti. Ciao Matti. Ciao. Io avanzo con la tecnica del piatto piatto terra terra, che sarebbe questa, ragazzi. Ma questo è un cespuglio, non c'entra niente. Sento i piedi. No, via. Grazie, Matti, ci sta aiutando. Dove è arrivato? Quando? No, niente, io direi, Ale, che hanno vinto loro. Seconda sfida. La seconda sfida è in kayak. Davide, sali, presto. Ma prima noi grandi? Dobbiamo affrontare le rapide. Sì, ma sai cosa succede quando sei in mezzo all'acqua con le rapide? Sì, che arrivano un sacco di ma tantissimi. Da una parte, dall'altra. Come nella serie Jurassic World Camp Cretaceous, andremo a percorrere il fiume sotterraneo sfuggendo dai pteranodonti per arrivare poi al campo principale. È pieno d'acqua qui. La squadra che lungo il percorso in 30 secondi riuscirà a nominare più dinosauri vincerà. Lo faremo mentre gli altri membri della famiglia ci bagneranno, proprio come i parasaurolofi bioluminescenti. Parasaurolofo in arrivo. Ecco, ci siamo capiti. Iniziamo. 3, 2, 1, via! Si parte! Triceratopo! No, l'ho detto io! Velociraptor! Aspetta, apri la bocca, vedo qualcosa! 5 pteranodonte! Vampi, come si chiama? Quello della serie? No, non è Bacchiosauro, va bene, 6! L'anchilosauro! Oh, invece dici! L'anchilosauro! Siamo 7! Non dire Brontosauro perché non esiste! Ok! Brontosauro non esiste! L'Indominus Rex, che va benissimo! No! E poi... è suonata, finalmente. Perché ho io questo? Bella domanda, passa a no, me, no, va? No, dammi qua. Ma no, basta. Io ho il timer pronto, eh. Perfetto, allora, siete voi pronti? Siete al sicuro con tanto i giubbini. Dovete remare nel frattempo, cosa che noi non abbiamo fatto. E non era mica facile. Eravamo in preda alle rapide. Io non bene, ci arrivo. Vai col timer, Ale. Pronti, Nicky, Matti, via. Allora, T-Rex. Pioggia dall'alto. Giusto, Velociraptor! Giusto! Velociraptor! Bene, 5! Diplodoco, Argentinosauro, Anchilosauro, 7, 8! Ma fermatelo! Matti, come fa se perde tante?
ma noi continuiamo a bagnarle. Nicoloco! Matilda Saura! O Matildonte, non è male! Il lavaggio degli occhiali! E... la squadra dei giovani ha vinto! Il batteremo! Ragazzi, nella terza prova dovete avere l'abilità di Darus nel rintracciare le tracce e la velocità di Yas nel completare un percorso. Papà, sì? Come Brooklyn? È vero, ho la telecamera perché lei è una vlogger. Ma andiamo a vedere il percorso che vi aspetta a Isla Nublar. Per l'occasione ricostruita la nostra casa. Questa è la base di partenza. Luminosa. Una alla volta dovrete completare questo percorso senza mai mettere i piedi a terra. Vai, perché chi mette i piedi a terra ritorna alla base. E dà il via all'altro giocatore. Come fosse una stappetta. Poi si passa attraverso la cascata che è meravigliosa. Sì, perché sotto ci sono anche le bollicine. E Nicolò, passa attraverso la cascata. Sentite il rumore? Ah, è vera propria acqua di Isla Nublar. Poi si passa sul puff. Quindi puff, sedia. rocce, sedia. Poi qua si può passare o sopra o sotto. Oppure sotto. E si ritorna alla base. Dove bisogna andare a riportare l'impronta sempre senza toccare, altrimenti l'impronta va lasciata dove si è toccato e parte il giocatore successivo. Dovete recuperare 4 impronte. C'è un problemino. Qual è il problemino? Che c'è l'occhio del T-Rex che scruta tutto e guai a farsi colpire dall'occhio del T-Rex. Come vedete ruota e se la luce colpisce il vostro corpo è come se avesse toccato il pavimento. Si dovete torna alla base e si dà il cambio all'altro giocatore. Appoggiamo la prima dino impronta. Occhio alla luce. Vado, aspetta. Aspetta Mati. Zah, colpita via. Ma non vale perché non sei ancora partita. Vai, vai, vai. Guardate l'occhio del T-Rex. Sopra. Non toccare mai. Cascata. Distenditi nella cascata. È pronta. Distenditi qua nella cascata. È una bella idea, sì. Mettiti sul fiume. La luce passa. L'occhio ti sta guardando. Vai. Libera. Vai. Adesso devi approfittare. Puoi correre. Ma sempre stando attenta a non mettere giù un piedino. Sta arrivando. Distenditi dentro. Prova nel tubo. Distesa. Giù in basso. Incredibile. Perfetto. Ce l'hai fatta. Esatto, preparati con la staffetta. Buono. Adesso ritorno sul tavolo. Veloce, okay, che arriva la luce. Fermo lì. Fate 5. Aspetta il passaggio. Benissimo, ragazzi. È passata la luce. Cascata, arrivo. Vai, arriva. Ci tuffiamo assieme a Nicky, ragazzi. Occhio. Cosa stai facendo? No. È il riposino. No, le bolle della cascata di Isla Nublar. Ecco la luce. L'occhio del T-Rex. Brava. Vai, no, ti ha preso dopo. Fermo. Vai. Benissimo. Vai. Ah, ha saltato il puff, ma giusto. Ah, l'importante è non mettere i piedini. Occhio. No, schiacciati, Nicky, schiacciati. Occhio all'occhio. Più basso, perché schiena, qua proprio. Schiena. Incredibile, ce l'ha fatta. Okay, andata, bravissimo. Vai. Ho controllato, ho zoomato. Occhio ai piedi qua. Sì. Il tavolo. Ottimo, sì. Bene. Il livello si fa più difficile, la zampata è qua dentro. E la luce continua a girare. Vai Mati, quando vuoi, puoi partire. Noi controlliamo i piedi. Attenzione, il pavimento è lava. Tipico di un'isola vulcanica dinosaura. Bassa. Però stando fermi sotto la cascata, succede che si prende qualche schizzo. La luce è passata, vai. Mati, sei stata inumidita. Benissimo. Piede. Tuffati giù, veloce. Brava, non ha toccato. Occhio ai piedi. Vai. Bene. Ma sono bravissimi. No. Ma sono super bravi. L'impronta di casa. Sì. Brava. La staffetta continua. Dov'è la prossima impronta? La prossima impronta la mettiamo proprio all'arrivo. Okay. Così possiamo fare tutto il giro. Lui l'aveva già presa. Aspetta, ma com'è che stai evitando la luce? Ah, guarda, si è disteso. Adesso secondo me la luce lo colpisce sopra. È passato sulla cascata senza schizzarsi. Ah, la luce! La luce l'ha colpito! Via, ricomincia! Vai Mati! Riparte il giocatore successivo! Ti ha sfiorato le... Ah! Colpita dalla luce! Vai, Nicky! Devi ripartire da là, però! Certo che Yas corre, eh! Sì, e per le battonelle si sono anche spaziate. Quindi diventa ancora più difficile. Vai, distenditi, Nicky! Distenditi! Guardate, la visione di Nicky. Bagno, se vuoi. Della luce del T-Rex. Nuota. Vuole essere bagnato, Ale. Aspetta. Stai giù, aspetta. Vai, Nicky, ecco, vai, puoi andare.
Queste cascate in questa stagione sono fortissime. È la saliva del T-Rex. Guardatelo, è l'ultima luce. Se ce la fa essere veloce, aspetta ancora un attimo. Potrebbe colpire. Sì, sì, sì. Potrebbe colpire i piedi. Torni dietro. Dove sta andando? Ah, la no, saliva del T-Rex. Ha preso la rincorsa. Sì, sì, T-Rex ha la pulina in bocca. Guarda la nuvoletta che lo insegue. La nuvoletta che lo insegue. Bravi. Sì, ce l'avete fatta. E la terza missione è completata. Cioè chi si riposa decisamente stanco e chi continua a sfidare il T-Rex. Occhio all'occhio però. Occhio. Ti sta colpendo. C'è un solo modo per riprendere le energie dopo questa incredibile avventura. Colpire occhio del T-Rex. No, quello assolutamente no. No, ci vuole la Isla Merenda. Sì, Dino Merenda in arrivo per la quarta missione. Salutate Isla Nublar. Ciao. Ciao. Tre uova, 100 g di zucchero, una bustina di lievito, 75 ml di olio di semi, 250 g di farina, aroma di mandorla e coloranti alimentari. Questi sono i dino ingredienti per la dino torta. E questo sarà il corpo del dinosauro. Ovvero lo stampo della torta. Cominciamo sbattendo insieme le tre uova con 100 g di zucchero. Bravissimi, apertura di coppia. Plop. Benissimo. Ancora una, ma tu puoi mettere intanto lo zucchero. Tre. Benissimo. Lo zucchero. Dentro. Tutti gli ingredienti, ragazzi, li trovate qui al link in descrizione. Sbattiamo! Uova e zucchero. Dobbiamo diventare una bella schiumetta. Aggiungiamo l'aroma dentro, possibilmente. Mescoliamo il lievito con la farina. No, e aggiungiamo. Hai nascosto l'impronta, Ale, di un misterioso dinosauro. E li aggiungiamo un po' alla volta al nostro impasto. Vai Niki, vai di là. Mettiamola un po' alla volta. Un po' alla volta aggiungiamo anche l'olio. Ragazzi, sta fumando, sta fumando. È il dinosauro che sta nascendo. Un dinosauro sputa fuoco. Un dracosauro. È il momento del colorante. È di coppia, perché blu e giallo fanno il verde. E verde sarà il corpo del nostro dinosauro. Andateci piano col colore più forte, il blu, piano. E poi aggiungete il giallo che è un colore bellissimo. Poi già l'impasto è un po' giallo, per cui in realtà aiuta. Sì, basta, aiuta. Basta. Vedi che pian piano il verdognolo si sta avverando. Il T-Rex ha ruggito. Guardate un po' che verde. Eccolo che scende. Bello, pasto. Perché non atterra nella tortiera? Sono i cucchiaini degli assaggiatori. E non esagerate, assaggiatori, che dopo non basta l'impasto. L'impasto si adagia. E poi va in forno per 35-40 minuti, forno ventilato a 180 gradi. Ciao, ciao dinosauro. Bentornato dinosauro. A me sembra un taco, guardate. E chi un è taco? Che ha già assaggiato qualcosa? Come hai già assaggiato? Guardate il dinosauro, è venuto veramente verde all'interno. Sì. E il fatto che si sia un po' crepato è normalissimo. Perché e anzi... poi ci metteremo la glassa, perciò non si vedrà. Ora mescoliamo per circa 2 minuti i due albumi. Un cucchiaio di limone. E pian piano aggiungiamo lo zucchero. Un po' alla volta, a cucchiai. Raggiunta la giusta consistenza, possiamo colorarla a piacimento. Noi e parte la colorazione di coppia. Come basta, prima basta. Blu e giallo. Stando attenti al blu perché è molto forte. Ci vogliono muscoli giurassici. Raggiunta una consistenza colante. Dov'è? Possiamo colare. Dai che siamo in attesa. Che ci fa il dito lì? La cascata. La glassa scende e ricopre il corpo del nostro futuro dinosauro. Che noi ovviamente saremo costretti ad assaggiare per dirvi se è buono. Sì, non è lui che mangia noi, ma noi mangiamo lui. È vero. Poi, secondo il paleontologo, mettiamo delle placche ossee. Che sono degli zuccherini arcobaleno. Molto buoni. Con il coltello facciamo un piccolo taglio. Fatemi aiutare da un adulto, sì. Sempre in cucina. In cui possiamo inserire la questa nostra sagoma. Testa dinosaura. La testa c'è, il corpo c'è. Manca la coda, la codina. Ecco che spunta. Io ho fatto le scaglie. Le scaglie? Le facciamo con i biscotti. Inseriamo anche la coda.
Ci siamo? Ta-da! Lo vedo! Un dolce sauro! Adesso cosa ci mettiamo? Le scaglie che mancano. Quelle che ha fatto Nicky. Con dei biscottini li avviciniamo un veloce pochino. Li tagliamo a forma triangolare. Qua, se me ne... E mettiamo le migliori. Quelle basta, riuscite basta meglio. Mica facile tagliare i biscotti, ragazzi. È uno stegosauro. In realtà è un dolce. Ma che meraviglia! Il dolce sauro è pronto, ragazzi! Giro di dinosauro, basta! Vai, gira, gira! E prima di assaggiare allunghiamo il dinosauro. Guarda come cresce! Sta crescendo, sta crescendo! Incredibile! Adesso finalmente lo possiamo assaggiare. Perché ricordiamoci che non è verde solo fuori, wow, ma è verde anche dentro. Guardate che bene come ha funzionato. Pasticcino. E com'è? È pure buono. Perfetto, pollicione e pollicione. Ta-da. Grazie Ale, è venuto anche bello morbidone. Volendo potreste anche fare un cocco ciocco dinosauro, cioè potreste mettere le gocce di cioccolato all'interno. Potete divertirvi a fare il bicolore e creare il vostro ibrido di dolce. E poi è perfetto per una merenda, magari mentre state guardando Jurassic World Camp Cretaceous. Dall'8 novembre su Boeing. E voi ragazzi, fateci sapere qual è il vostro dinosauro preferito della serie. Ad esempio, Nicolò. Bambi. Ad esempio, Ale. Bambi. Ad esempio, Mati. Bambi. Ad esempio, tu. Bambi. Ma anche il dolce sauro non mi dispiace. È così cucciola, è così bella. E soprattutto ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. E se incontrate un dinosauro, non fermatevi a chiedergli se è dolce, ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao.